Bentrovati al nostro appuntamento di Media News Extra. Riprende la mitica cronoscalata Termini Caccamo, edizione 2014. Presidente, è riuscito a riattivare la cronoscalata dal Termini Caccamo? Sì, una gara molto amata dagli appassionati, devo dire abbiamo avuto grande riscontro, ci sono una 80ina di partenti e poi la parata del Legend Star con belle macchine che saliranno così anche per il beneficio del pubblico, quindi un primo esperimento dopo qualche anno che non si faceva per tanti motivi organizzativi ed economici, ma abbiamo come dire, deciso di ripristinarla assieme a tanti piloti palermitani che ce l'hanno messa tutta, perché era giusto riavvicinare tanti amici al nostro sport e fargli tirare fuori le auto in garage che prendevano polvere già da qualche tempo. Il periodo è un po' difficile per tutti, perché fare una corsa ha dei costi importanti. Detto questo, c'è stato successo e sulla base di questo programmeremo con molto anticipo le prossime edizioni per essere ancora più, come dire, accattivanti e più invogliati. Nome storico della cronoscalata siciliana oggi qui alla cronoscalata Termini Caccamo. Sì, devo dire che è una gara che abbiamo ripreso dopo due anni per mano, che io in primis sono proprio l'organizzatore, mi sento di essere l'organizzatore della manifestazione. È un tracciato bellissimo di cui veramente non se ne può fare a meno di percorrerlo, perché a parte la tradizione e la storia proprio della cronoscalata stessa, è un tracciato veramente tosto dove i piloti devono interpretarlo nel modo giusto per fare il risultato. E poi tu sei con la mitica Porsche? Sì, io Porscheista di razza, quindi non potrei che partecipare con una Porsche nelle auto storiche, dove mi cimento di tanto in tanto quando ho spazio col mio lavoro, perché io mi occupo anche della preparazione delle Porsche dei miei clienti, quindi inevitabilmente devo trovare uno spazietto per poter ogni tanto sfoggiare pure la mia passione.
dell'automobilismo nazionale e anche internazionale qui alla cronoscalata Termini Caccamo. Sicuramente con la commissione sportiva dell'Automobile Club di Palermo, di cui sono presidente, abbiamo voluto, e con il presidente Angelo Pizzuto, abbiamo voluto fortemente il ritorno della Termini Caccamo, perché convinti che questa manifestazione mancasse a tutti noi piloti siciliani. Ci siamo riusciti, oggi fortunatamente è una giornata splendida, abbiamo un bel parco vetture, stiamo penso creando quel movimento che ci eravamo prefissati, non potevamo chiedere di più. La gara sta andando abbastanza bene, tralasciando comunque il discorso prettamente agonistico che ci vede impegnati con la Stranger, con la quale abbiamo iniziato con la Barbaccia Motorsport questo campionato italiano. Oggi non potevamo mancare alla gara di casa, perché comunque per noi è la gara di casa, in funzione comunque di fare dei chilometri per mettere a posto la macchina, e questa è un'occasione che non potevamo